Ciao a tutti, io sono Sean e questo è Salt, il mio canale che parla di sport e altri argomenti interessanti. Oggi sto filmando dal fiordo di Crapulla e parleremo di incendi. Sono impegnato nella risalita dal fiordo. Che a scendere è una strada di mezz'ora, 40 minuti, a salire invece è più impegnativa, è più faticosa, ci sono 500 gradoni in pietra. Questo è il paesaggio che circonda il fiordo, devastato da un incendio. Una volta, fino a pochi mesi fa, qui c'erano tantissimi arbusti, oltre che più su alberi, e tutto è stato cancellato da un incendio che ha camminato lungo la costa della montagna, entrando poi lungo un canalone più verso l'interno. Alle piante della macchia mediterranea ci sono tantissimi ulivi selvatici e moltissimi sono rimasti carbonizzati. Siamo nella penisola sorrentina e diciamo davanti a noi vengono Nerano e poi a seguire la baia di Ieranto. Si sente odore di bruciato, odore di carbone nell'aria qui ormai. Ormai non credo più negli incendi boschivi spontanei o accidentali come quelli di cui si favoleggia ogni tanto, che è caduta una cicca di sigaretta, a parte che non si dovrebbe fumare in questi posti. E quindi la domanda che il video si pone è: perché ci sono questi incendi? Perché le persone attaccano e distruggono una natura così bella? Un altro interrogativo grave è questo: di fronte ai cambiamenti climatici e al bisogno di abbassare le emissioni, che speranza abbiamo se poi c'è gente che continua a bruciare boschi, macchia mediterranea, oltre che a produrre e sversare continuamente sostanze inquinanti? Come la scalinata è irta, ripida, appesa, quindi che cosa succederà con le prime piogge autunnali senza le piante capaci di assorbire l'acqua e di frenare la corsa del terriccio? Che cosa succederà se qualcuno qui mette un piede in fallo e cade giù
si fa male o peggio muore, chiuderanno l'accesso al fiordo naturalmente. Una delle possibili risposte al perché ci siano così tanti incendi è da ricercare negli interessi economici. Sembra che ogni regione abbia un budget assegnato per combattere gli incendi e fare uso degli elicotteri, dei Canadair, della Guardia Forestale. Quindi più incendi ci sono in una regione, più fondi verranno assegnati per combatterli. Questo è un meccanismo perverso e il sospetto è che qualcuno possa averli appiccati proprio per ricevere i fondi per combatterli. Abbiamo visto che negli anni scorsi in Sicilia sono stati pescati dei pompieri o delle guardie forestali ad appiccare gli incendi e in centro Italia un altro pompiere appiccava incendi per poi intervenire, andare a spegnerli e vivere un momento di esaltazione. In Costiera Amalfitana poi ci sono, diciamo, delle feste storiche e delle processioni storiche e a volte, poiché in queste feste, in queste processioni ci sono dei fuochi artificiali, questi fuochi artificiali in alcuni casi hanno provocato degli incendi e i paesani che hanno fatto poi per non far vedere che era stata colpa loro da un lato della montagna l'incendio, hanno poi appiccato un altro incendio dall'altro lato della montagna, come a dire guardate che l'incendio è venuto da quest'altra parte, si è esteso al nostro territorio. Naturalmente molto dipende anche dal se o se non un terreno è edificabile e se può diventare edificabile dopo un incendio. Una delle tecniche più crudeli di propagare l'incendio è stata scoperta negli anni scorsi. I vari TG hanno detto in Calabria e consisteva nel bagnare un gatto di benzina, cospargergli il pelo di benzina, poi darlo alle fiamme. Il gatto avrebbe corso impazzito nel sottobosco a destra e a sinistra cercando di strusciarsi, di spegnere le fiamme che lo divoravano, quindi avrebbe propagato l'incendio prima di morire. Gli interrogativi sono rimasti irrisolti, la natura è rimasta bruciata, così va il mondo e con queste considerazioni un po' amare vi saluto. Thank you.